Buongiorno cari amici del Qui Solone e bentrovati in questa giornata di mercoledì 26 giugno. Noi siamo pronti per affrontare insieme questa puntata, puntata speciale perché ho due ospiti che ci terranno compagnia durante questa puntata e tra poco ve li presenterò, ma andiamo a spiegare insieme il gioco. Avete la possibilità di scegliere fra quattro giochi: il nostro personaggio misterioso, il luogo, la canzone e l'oggetto. Ad ognuno dei nostri quattro giochi sono collegati dei cadeau offerti dai nostri sponsor e voi dovete chiamare allo 0984 15 25 32 2 e giocate con me, farete le domande ai nostri ospiti oppure potete mandarmi i vostri WhatsApp al 345 921 12 21. Io inizio subito a presentarvi l'ospite che è presente con me in studio. Ho il piacere di presentarvi il regista Gianluca Gargano. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Grazie per essere con me. Grazie. Allora, tu sei qui oggi in studio, a me fa tantissimo piacere averti per poterti porre le mie domande perché presenti il tuo film In viaggio con lei. Ecco qua, vi faccio vedere la locandina. Ta-da! Gianluca, questo è un film molto intenso, un film forte che ti porta a fare dei ragionamenti con te stesso importanti, giusto? In camera, è là. Sì, certo, guardiamo il trailer. La disforia è qualcosa di subdolo. È come una presenza costante che non fa altro che ripeterti: tu non sarai mai ciò che vuoi. Tu non vali niente. Stavo pensando che io mi sento un po' come questo treno. Questi vagoni hanno quasi 100 anni, sono cambiati, ma non completamente. Ognuno di noi ha i suoi tempi. Ognuno di noi è diverso dall'altro. L'importante è capirlo. Io ho un problema con la percezione del mio corpo. Ho molta paura. Ho paura di svegliarmi e scoprire che tutto questo non è vero. E a volte ho paura che non riuscirò ad arrivare alla fine di questo viaggio. Guarda. Che a me non va più bene che si faccia finta di niente. Shhh, perché stai gridando? Non puoi nascondere i tuoi figli tutta la vita. E come lo descriveresti questo amore? Mi vengono le farfalle allo stomaco. Eccomi qua. Davanti a questo foglio bianco. Vuoto. Vuoto come la sensazione che mi ha accompagnata in questi anni. Pieno di parole invisibili. Invisibili così come mi sono sentita io con te. Ecco qua, un film di Gianluca Gargano, In viaggio con lei. Gianluca, io ho un po' i brividi nel vedere questo. No, e non è l'aria condizionata. No, no, e non è l'aria condizionata, ma già solo dal trailer di questo film, che poi è stato premiato anche già in diversi festival, so che concorrete anche a un festival in Sud America, giusto? Brasile. In Brasile. E... Che è successo? No, niente. Ma si indovina di chi è la colpa? Di quel regista? Indoviniamo la canzone a questo punto. No, allora Gianluca, come... Penso che sia una domanda scontata, però è giusto farla. L'ispirazione, l'istinto, quella molla che ti è scattata nel dire io devo raccontare questa storia importante. Allora, questo progetto è nato un bel po' di anni fa, almeno 4, è nato prima della pandemia in realtà. E, avevo voglia di raccontare in realtà il mondo delle donne, ma volevo farlo attraverso gli occhi di una ragazza trans. Perché mi sembrava un'idea diversa,
per non fare la solita storia, come dire, che raccontava semplicemente, esatto, storia di riscatto sociale o comunque di forza nei confronti di quello che accade durante la vita o altro. È venuta fuori questo docufilm, perché questo è un docufilm, ma unisce realmente finzione e realtà. In che senso? Le storie sono tutte vere. Le donne, che non sono soltanto le tre protagoniste, ma ce ne sono tante altre, interpretano se stesse, quindi interpretano la loro vita all'interno del racconto di questo docufilm. E ovviamente insieme a loro ci sono anche attori. Perché? Perché ad esempio il papà vero e la madre vera o il fratello della ragazza trans non hanno partecipato. Okay. Quindi gli attori sono dovuti diventare interpreti e hanno lavorato insieme a lei per cercare di restituire al meglio, sia fisicamente sia come carattere, la realtà che lei ha vissuto. Quindi è un docufilm molto interessante, non racconta soltanto questa storia. La storia della ragazza trans è un traino, ma attorno a lei si sviluppa tutto un mondo molto bello, un mondo poetico, un mondo che celebra realmente voi donne. Io l'ho detto sui brividi, poi guardando il trailer ho riconosciuto Francesca, una ragazza che della sua disabilità ne ha fatto una grande forza. A Cosenza la conoscono tutti, possiamo dire così. Sì, lei è un'attrice con la sindrome di Down. Sì, ma veramente brava. Gianluca, come sta rispondendo il pubblico a questo tuo film? Guarda, allora, noi abbiamo fatto il 29 di maggio una prima a Roma al Festival Green Film Festival di Roma, che lo premierà a luglio, e quindi hanno fatto questa anteprima all'Anica, che è la sede, insomma, più importante che c'è delle associazioni di produttori in Italia. Andrà benissimo. Addirittura il vice direttore artistico ha preso il microfono dopo il film e non è riuscito realmente a parlare, si è proprio messo a piangere davanti a tutti e non riusciva. Poi è vero, era anche lui un artista, un violinista, però quindi sicuramente aveva una grande sensibilità. Personale. E devo dire che questo docufilm, che dura 93 minuti con i titoli, quindi 92. Sì, 93 minuti, quindi è un film a tutti gli effetti. Certo. Io dico sempre, quando faccio le proiezioni e le vado a accompagnare, le presento, dico guardate i titoli, anche perché vi servirà qualche minuto dopo il film, ed è sempre così, c'è grandissimo silenzio durante tutto il film e dopo il film c'è questo silenzio di riflessione, perché è un film che fa anche sorridere, attenzione, non è soltanto un film che commuove e che emoziona, e non lo voglio dire, però in realtà il personaggio che fa sorridere è quello che meno ti aspetti. Piccolo spoiler. No, è bello, perché combinazione ogni volta che vado alle proiezioni, poi i sorrisi arrivano sempre negli stessi punti, quindi dico, ah, vedi, allora questo personaggio... sono riuscito, come dire, nel mio intento di non appesantire un personaggio che di per sé era già molto impegnativo, ma di renderlo invece un personaggio di rottura all'interno del racconto. Se tu dovessi invogliare, anche se il film ha già il suo grande successo, qualcuno a venire stasera a vedere il film, cosa gli diresti per dire guarda, questo film ti lascia un qualcosa dentro? Che cos'è questo qualcosa? Guarda, io sono in grossa difficoltà con questo film, perché normalmente ho fatto black comedy, ho fatto cose sempre un po' più leggere, e sono in difficoltà perché quando scrivo anche agli amici o comunque quando mando messaggi sembra quasi che io voglia convincerli, no, a venire. E in realtà questo film, poi il pubblico ogni volta che esce mi dice grazie, grazie per avermelo detto, grazie perché non pensavo che fosse così. E addirittura persone che normalmente, insomma, diciamo, hanno attitudini diverse, bodybuilder, piuttosto che, quindi persone che non ti aspetteresti, uno in particolare mi ha detto è davvero un viaggio nell'anima. Quindi è un docufilm che io dico che è necessario sia per i ragazzi, dai bambini dagli 8 anni in su, anche 7, sia per gli adulti. Cioè, siccome siamo in un periodo in cui andiamo tutti di fretta, dopo il Covid è stato un disastro devastante, i social non ci hanno aiutato, c'è un distacco umano anche nelle famiglie che è impressionante, c'è un approccio di ricerca di continua leggerezza, come se la leggerezza fosse, come dire, solo nel non pensare, non riflettere, invece la leggerezza bisognerebbe essere applicata ad altre cose importanti della vita. Quindi è un film che sicuramente vi farà fare un viaggio
all'interno della vostra anima. Un ritorno a dei valori veri, contenuti sani. Sì, parla d'amore questo film, parla tanto di amore, di amore, di amore, di accoglienza. È un film che potremmo definire cristiano, guarda. C'è un intruso. Abbiamo un piccolo intruso, voi. Chi è l'intruso? Il nostro magico regista Luca Chito, che noi salutiamo. Sempre lui, lo vedi? Senta, ma Luca, è sempre lui. Sì, purtroppo ci conosciamo da tanti anni. Mi dispiace per te. No, purtroppo perché siamo passati. Mannaggia. Allora, Gianluca, noi abbiamo anche un nostro ospite in collegamento. Io lo vado a salutare, il dottor Giuseppe Lupica. Giuseppe, buon pomeriggio, grazie per essere collegato con noi. Buon pomeriggio a voi. Ciao, Giuseppe. Grazie per l'invito. Piacere di, insomma, di conoscervi. Ho visto anche complimenti per il film, insomma, una storia interessante. Proverò a vederlo pure io, perché sembra veramente, poi ovviamente è anche inerente al mio ambito in un certo senso, questo. Quindi mi farà credere. Piacere. Ma tu sei su Cosenza? No, cioè io sono calabrese, si sente palesemente dal mio accento, ma lavoro in Puglia. Ah, quindi non potrei vederlo. Però sono del Reggino. Dovrò venire io in Puglia, quindi. Ecco, abbiamo strappato un incontro, una proiezione del film in Puglia, grazie a Giuseppe. No, questo film comunque è sostenuto da Cosenza Pride in questo caso, ma è stato anche sostenuto da Liguria Pride a Genova, che c'è stata un'anteprima giorno 20. E quindi quando io mi sposto in Italia c'è sempre l'associazione Persone Down, Pride, Arci, tutte le associazioni che comunque ovviamente sono inerenti alla causa del film. È un film sociale, quindi. Giuseppe, io ti faccio una domanda, noi ovviamente... Oggi il mio regista sta facendo le pizze, sta facendo tutto lui. No, il video del nostro doc lo mandiamo dopo, perché prima gli devo fare un'altra domanda. Rimanendo sempre ovviamente, come ci siamo sentiti, via telefonica, un po' non nello specifico, senza trattare un caso clinico, però giustamente tu hai esordito facendo i complimenti al regista, dicendo anche che è un ambito del quale comunque sei a conoscenza, essendo il tuo lavoro. Nell'ultimo periodo tu riscontri una certa sensibilità anche nell'affrontare l'argomento nel tuo campo? Beh sì, diciamo che nell'ultimo periodo ci sono anche molte strutture ospedaliere preposte a permettere il cambio di sesso, diciamo, da un corpo femminile a un corpo maschile o viceversa. Quindi nel mio ambito siamo soliti anche intervenire chirurgicamente per permettere una prima fase del cambiamento. Quindi ci sono delle strutture sanitarie proprio preposte a accogliere queste ragazze, quindi ci sono proprio dei team multidisciplinari composti dal ginecologo, dallo psicologo, dal psicoterapeuta, per accompagnare le fasi del cambiamento. Quindi siamo molto attenti alle necessità di queste donne, o in un senso o nell'altro. Ecco. Perché comunque è importante anche, soprattutto, trovare il sostegno dei medici che ti stiano vicino, chi si occupa come te proprio dal punto di vista ginecologico, ma anche chi si occupa dal punto di vista psicologico. Gianluca, tu ovviamente avrai avuto a che... In realtà in Italia c'è una legge ancora in cui purtroppo queste scelte non possono essere fatte in maniera autonoma, devono in qualche modo essere autorizzate, no? E ovviamente parliamo sempre di tematiche molto, molto delicate, sì. Perché non hanno nulla a che vedere. Questo film è educativo in tal senso, spiega alle persone che l'orientamento sessuale è una cosa che non c'entra assolutamente nulla con il fatto di sentirsi in un corpo non conforme, per citare una frase del film, alla propria anima. Cioè sono due cose totalmente diverse, è solo che c'è molta, purtroppo, ignoranza o non conoscenza, ma è normale che sia così, perché tranne che non arrivi in casa una situazione del genere, difficilmente non si conosce. Io adesso a Genova, ad esempio, è venuto una persona e ha detto: guarda, sai che mia figlia sta facendo proprio questo percorso perché si sente un ragazzo. E lei, ho detto: guarda il film, perché sicuramente troverai una chiave di lettura. Risposte. Quindi secondo me è un argomento, da un punto di vista, diciamo, personale, penso
tremendo, perché non sentirsi bene nel proprio corpo già è difficile per chi si sente obeso, per chi è anoressico, per chi, diciamo, no, non si vede esteticamente. Figuriamoci non identificarsi all'interno della natura che ti è stata data. Certo. Quindi sono argomenti molto complessi che io ho cercato di trattare con grande delicatezza e grande poesia per avvicinare le persone, il pubblico, da un punto di vista umano, che è senza giudizio. E questo, secondo il film, è qualcosa di molto più ampio. Ecco perché dico, è un film che va visto, è difficile da raccontare, è un film che veramente attraversa tante l'anima, fasi. Sì, tante fasi, diviso in capitoli addirittura, però non voglio dire altro. Giuseppe, ti faccio rispondere e poi andiamo a vedere anche un tuo video. Va benissimo, sì, sì. No, volevo concludere il discorso collegando, purtroppo, giustamente in Italia ci sono delle leggi che speriamo verranno cambiate nel tempo, però non è una cosa facile, cioè che uno, appunto, anche se ha questo desiderio, si sente in un corpo non suo, può alzarsi il mattino e decidere che cambia il sesso. Non è fattibile, infatti per questo ci sono dei team multidisciplinari che analizzano il caso e poi danno l'avallo, perché non, insomma, sarebbe ancora considerato mutilazione, togliere una parte di un corpo senza un motivo medico, quindi ci sono proprio delle autorizzazioni. È un processo purtroppo molto complesso, io non me ne occupo direttamente, mi occupo più di altre cose, però comunque so i colleghi che se ne occupano, ci sono una serie di step da fare prima di poter permettere, e questo ovviamente allunga i tempi di attesa, rendono poi anche questo cambiamento un po' più complesso e traumatico, più di quanto già lo sia in sé per sé. Che noi speriamo che ci possa essere un'apertura anche dal punto di vista legislativo, insomma. Esatto. Col passare del tempo. Dire una cosa che magari il pubblico magari non sa, no? Vedi? Sì. Perché poi questi percorsi a volte vengono talmente tenuti dentro che esplodono quando si è addirittura in una età avanzata, nella terza età. E ci sono casi importanti in tutto il mondo. Ad esempio, un grandissimo attore e regista, Michael Cimino, quello che ha fatto Il Cacciatore, un film che sicuramente tra il pubblico molti conosceranno, a oltre 60 anni poi ha affrontato la disforia ed è diventato donna. Addirittura uno dei film più importanti degli ultimi anni della storia del cinema, che è Matrix. Sì. I fratelli Wachowski non sono più fratelli. Fratello e sorella? No, entrambi sono diventate donne. Ma dirò di più, gossip, il marito di Kim Kardashian, che tutti conosceranno, perché ovviamente chi non conosce... Della mamma, il papà in realtà in questo caso, ha 70 anni, ex giocatore di football americano, poi ha affrontato se stesso ed è diventato donna. Sì, è vero. Quindi insomma bisognerebbe un attimo, no, vedere questo percorso anche con un po' di sorriso, al di là delle difficoltà che ci sono, no? Vederlo in maniera positiva e non soltanto con, appunto, il pregiudizio e il giudizio. Certo, sono pienamente d'accordo. Forse bisognerebbe, già esistono nelle scuole degli psicologi che affiancano i ragazzi, però si pensa che forse siano troppo indirizzati solo dal punto di vista scolastico, invece è anche giusto, magari non sempre si trova un'apertura mentale in famiglia, anche iniziare dalle scuole, dare dei punti di riferimento all'interno degli istituti scolastici per poter dare la possibilità anche ai ragazzi di capire cosa sentono, se magari in quel momento loro hanno quel desiderio. Parlando con uno psicologo si possono rendere conto magari che sono una fase o è veramente quello che vogliono dalla loro vita, affrontare un percorso importante. Perché ripeto, non c'entra niente con l'orientamento sessuale, uno può essere gay, bisessuale, queste sono veramente cose personali che passano in secondo proprio ordine rispetto amate e chiamate. Sì, amate, cioè, ognuno fa quello che vuole, qui invece si ha a che fare con la trasformazione del corpo, quindi molto più complesso. Allora, io direi un attimo, nonostante mi piaccia tanto affrontare questo argomento, Gianluca, alleggeriamo un po' i toni. Io chiederei alla regia di mandarmi il primo video del nostro dottor Lupica. 10 cibi che devi togliere dalla tua alimentazione per poter dimagrire, come ha fatto una mia amica che ha perso 5 kg in una settimana. Ma adesso te lo spiego. Prima seguimi, sono Peppe, sono medico e mi occupo di nutrizione e di ginecologia. Vediamo quali cibi devi assolutamente dimagrire per poter perdere 5 kg in una settimana. Mi raccomando, seguimi e lasciami un like. E mi raccomando, seguimi, mandami un messaggio in direct se vuoi avere maggiori informazioni sulle dieta flessibile e come perdere 5 kg in una settimana. Iniziamo con i cibi da dover eliminare. Allora, il primo cibo che io ti consiglio di eliminare dalla tua alimentazione
è la frutta. La frutta, si è studiato, un ricercatore proprio di recente ha pubblicato uno studio scientifico che presenta una via metabolica che si chiama fruit to grass, cioè proprio la frutta va direttamente nel grasso. È studiato proprio così perché in via ancestrale la frutta era un meccanismo che serviva per produrre delle riscorte energetiche, quindi si metteva direttamente nel grasso, quindi c'è questa via metabolica fruit to grass, insomma una via molto particolare, quindi la frutta non la mangiare più. Un altro cibo che tu devi assolutamente eliminare dalla tua alimentazione è il latte. Il latte crea uno stato infiammatorio perché i batteri non sono cattivi, noi non siamo delle mucche e siccome non siamo delle mucche stimoliamo il sistema immunitario, perché noi beviamo latte vaccino, cioè della mucca, non latte della mammella di mia mamma, quindi crea uno stato infiammatorio perché questo latte viene visto come qualcosa di non del nostro corpo, quindi viene attaccato dal nostro sistema immunitario, crea uno stato infiammatorio, l'infiammazione sappiamo benissimo che fa ingrassare, quindi niente più latte. Un altro cibo che tu devi assolutamente andare ad eliminare dalla tua alimentazione è l'insalata. Sì, no, l'insalata, tu mi dirai, ma tutti mangiano così l'insalata, le verdure, le fibre, l'insalata, ragazzi, l'insalata fa proprio ingrassarissimi, cioè proprio tutto conservanti, cose, uccidono i batteri buoni, insomma. Vabbè ragazzi, siete arrivati a questo video, purtroppo fate parte di quella popolazione che crede alle supercazzole, senza offesa ragazzi, mo dislike, lo so, mi odierete. Ma la realtà è questa ragazzi, non ci sono vie metaboliche della frutta, il latte proinfiammatorio, cioè scusatemi, ma perché la pasta non è una cosa che abbiamo inventato noi? Scusatemi, e allora c'è il sistema immunitario, sennò tutte le cose che noi ingeriamo dovrebbero essere attaccate dal sistema immunitario, mica il mio corpo produce la pasta e quindi l'unico cibo che posso mangiare è il latte di mia mamma, ma che stiamo scherzando? Allora, secondo queste teorie immonda, immane, insomma, io dovrei bere latte per tutta la vita e di conseguenza mia mamma mi dovrebbe produrre il latte per tutta la vita, ma secondo voi è logico questa cosa? Cioè, l'uomo di Neanderthal, secondo voi, che cacchio faceva? Andava, la frutta non è... E siamo arrivati dove siamo arrivati, siamo noi che ci facciamo le super cazzole, ragazzi. L'uomo di Neanderthal, Pasqualino, il super sapiens, homo sapiens sapiens, pure andava a caccia, ammazzava, un giorno mangiava, un giorno non mangiava, uccideva, mangiava quello che trovava. Questo è. Non credete alle scienze, io non capisco. E più, lo so, noi soffiamo, vogliamo credere che qualcosa ci faccia realmente dimagrire facilmente. La verità è che vogliamo tutto e subito e nessuno di noi ha la forza mentale di impegnarsi su qualcosa. È la dura realtà. Vuoi dimagrire? Percorso nutrizionale flessibile. Mangi tutto quello che vuoi in modo sostenibile, non ti privi di nulla, ma non elimini niente a livello mentale, a livello fisico non hai privazioni, lo segui per tutta la vita e magari non provi a raggiungere 10 kg in una settimana, ma ne perdi il giusto nel giusto tempo. Tanto non deve essere uno sprint la perdita di peso, deve essere una maratona. Arriva chi arriva al traguardo, non chi prova ad arrivarci in 10 giorni e poi non ci arriva. Questa è la scienza. Doc, praticamente hai detto tutto, più di tutto, e adesso dobbiamo commentare per bene tutta questa notizia che tu ci hai dato. Ma perché... era un video ironico ovviamente, perché la parte iniziale l'ho fatto come gancio, quello di perdere peso velocemente, perché una delle principali cose che noi cerchiamo su Google, come perdere X chili in una settimana. Io sono la prima che lo fa, ti posso dire. Ecco. E poi tendenzialmente quando tu cerchi su Google trovi tante cose proposte di elimina questo, elimina quest'altro, e quindi ho cercato di fare un video ironico dove un po' prendevi in giro, nel senso, per un po' mantenere l'hype della cosa, ma poi spiegarti che in realtà è scientificamente provato, non ci sono cibi che fanno ingrassare o cibi che fanno dimagrire, e noi dobbiamo pensare che per forza dobbiamo eliminare qualcosa dalla nostra alimentazione per poter raggiungere un determinato obiettivo fisico, ma è l'insieme dell'alimentazione. Cioè, non è se io mangio la pasta, il latte, la frutta, ma addirittura la pizza, un sushi, un gelato che io ingrasso, ma è l'insieme della mia alimentazione che fa la differenza. Cioè, quindi concentrarmi sulla virgola, pensare che esista una via magica, qualcosa di magico, È sbagliato. Ecco, che poi porta molto spesso le persone ad abbandonare, perché quando uno inizia un percorso nutrizionale si impone due cose: privazioni, che sembra che stia andando in guerra, cioè io devo fare, non lo so, e poi di perdere peso in un brevissimo lasso di tempo. Quindi sono due motivi del fallimento, perché da una parte ti impone un obiettivo irraggiungibile contro fisiologia, perché perdere 10 kg in un mese, in una settimana, non è possibile.
allo stesso tempo ti privi di tutto, ti togli la pasta, ti togli il pane, ti togli la frutta, ti togli i momenti sociali perché inizierai a non uscire a cena, direi no, non posso venire qua, non posso venire di là, e alla fine duri una settimana, due settimane, se ti va bene un mese, poi abbandoni, riprendi le vecchie abitudini e torni come prima, il classico effetto yo-yo. Effetto yo-yo è per questo. Doc, ti interrompo un attimo, perché poi torno subito da te, continuiamo a commentare e vediamo i tuoi video, perché il nostro regista Gianluca Gargano deve salutarci perché hai un altro impegno importantissimo, sempre per la promozione del film, che io ricordo la proiezione questa sera alle ore 21 a Cosenza, al Cinema Citrigno. Noi vi invitiamo assolutamente a vedere il film e fare anche un viaggio all'interno di voi stessi. Gianluca, io ti ringrazio. È una serata anche con il cast, insomma, con me, quindi è una serata un po' diversa. Io rimarrei volentieri anche perché sono appassionato di nutrizione e attività fisica, quindi stare qui ora a parlarne adesso. Ma io ti organizzerò un altro incontro qui in studio con me e richiameremo il nostro doc. Ma io vengo volentieri. Noi oggi continuiamo, parliamo di alimentazione, siamo in estate, tutto. Noi ci dedichiamo a questo perché oggi. Questa cosa della nutrizione è straordinaria, poi sì. Ormai con i guru che ci sono in giro sui social. Per questo abbiamo quelli problemi. Quelli problema. Ci sarebbe da divertirsi, di continuare all'infinito. No, è bello questo fatto perché poi scappo, perché in realtà noi siamo chimica e tutto ciò che ingeriamo è chimica. Quindi fondamentalmente sono tutti discorsi. Alla fine la pasta, le patate o il pane diventano un carboidrato. Esatto. Il nostro corpo vede un carboidrato, esatto, non vede pasta, pane, corpo non pizza, quello che è. Come dico sempre io, se tu ingerisci quel tot di proteine, di grassi, di carboidrati per via liquida ogni giorno, per il nostro corpo... È comunque proteina, carboidrati, sì, grassi, esatto, cioè non li sintetizza, cioè, voglio dire, fa due processi in meno, masticazione e digestione, però fondamentalmente l'assimilazione è uguale, quindi è tutta una storia un po' particolare, giusto? Un abbraccio, grazie, andiamo ciao. In pubblicità, tra poco. Eccoci qua telespettatori, seconda parte del quizzolone. Io vi ricordo il numero per telefonare, lo 0984 1525 322, o mandatemi i vostri WhatsApp al 345 921 1221. Abbiamo sempre di sottofondo al nostro bellissimo gioco i personaggio misterioso, il luogo, la canzone e l'oggetto con il quale voi potete cimentarvi, ma soprattutto io vi invito a telefonare perché io torno dal mio doc. Oggi ospite in studio il dottor Giuseppe Lubica. Allora, doc, torniamo a noi. Tu sei un medico, ginecologo e nutrizionista. Noi prima abbiamo... Più o meno, nutrizionista sono i biologi. Ecco, lo vedi, tu correggimi perché io magari sbaglio i termini e non voglio dire una cosa per un'altra, quindi se io dico... No, vabbè, il concetto è quello, però mi occupo di ginecologia e di nutrizione. Non è per... però è il nutrizionista... Deriva da una laurea in biologia, okay. Invece medico chirurgo, quindi laureato in medicina e chirurgia. È solo una questione terminologica, ma non cambia niente. No, il concetto è lo stesso. Assolutamente no, perché è giusto, perché non togliamo niente a nessuno, però giustamente io ho effettuato i miei studi ed è giusto riconoscerli. Io sono di questa filosofia, quindi senza togliere niente a nessuno. No, ma non è per una questione di titoli. Io sono l'ultimo, proprio a me del titolo in sé per sé non me ne frega proprio niente. Infatti, come chi mi segue su Instagram sa che ho impostato proprio la pagina su Peppe893, non Dottor Giuseppe Lubica, proprio perché... La mandiamo la pagina del doc, per favore? Ecco qua, adesso uscirà proprio la grafica che noi abbiamo preparato con il tuo canale TikTok e la tua pagina Instagram, perché è giusto che i nostri telespettatori ti seguano, perché tu fai dei contenuti molto molto interessanti, sei un ragazzo di origini calabrese, ed è giusto anche dare merito ai nostri talenti, che riescono ad imporsi, perché è anche giusto sia così. Quindi, allora, ti ringrazio. Oggi la regia sta facendo un po' le pizze, c'è sempre Luca Chito che salutiamo, ciao Luchino, che non mi mandi la grafica, per favore almeno me lo mandate il secondo video del doc che abbiamo preparato, così lo commentiamo insieme. It's me. I was wondering if after all these years you lied to me. Send me your location, let's fall. Questo
questo penso che è una cosa che facciamo tutti. Aggressione tenera. Cioè, è proprio quell'istinto. Però, Doc, a livello chimico è proprio una reazione che si scatena in noi dovuta a qualche processo, o secondo te è solo quell'emozione in quel momento che ti spinge a farlo? È una forma di protezione ancestrale che abbiamo nei confronti di chi amiamo o comunque tendiamo a proteggere. Quindi tendenzialmente ce l'hanno anche gli animali, e noi siamo, per quanto ci crediamo fighi, siamo degli animali, quindi... anche se noi ci pensiamo i migliori del mondo, i più importanti e via discorrendo, ma siamo degli animali, quindi è una risposta che abbiamo per proteggere chi abbiamo, chi vogliamo bene, quindi sostanzialmente è una risposta che risale e ovviamente ha una correlazione ormonale e soprattutto nervosa. Quindi, tra l'altro, se quello è uno dei video che è andato più virale in assoluto, cioè, penso che ha fatto 5 milioni di visualizzazioni, è una cosa fuori controllo quel video. Che importa, è anche quindi giusto sì, sia così, cioè, perché poi è una realtà, io ho esordito quando l'ho visto, ho detto, anche lo commentavamo in regia, ma è un istinto che abbiamo tutti, quindi ci sta anche che abbia avuto questa importante risonanza sui social. Sì, diciamo che è uno di quei video che io metto un po' per... sai come si dice a livello nei social, puoi comunque creare contenuti che sì, fanno risonanza, perché poi cerco comunque in realtà di divulgare un po' qualcosa di più specifico, più corretto, non corretto, però comunque più importante. Questa è una curiosità, mettiamola così. Poi, come avete visto, ci sono video poi divulgativi di ginecologia, divulgativi di nutrizione, sì, per cercare un po' di smontare tutta la falsa informazione. Perché poi una cosa che io ho notato, è più difficile comunicare informazioni vere piuttosto che una comunicare... curiosità. Sì, no, ma sai, quando uno... le fake news vanno più veloci, purtroppo, delle vere informazioni, quindi insomma devi un po' stare dietro, non è facilissimo, perché si è portati, come dicevamo prima, a credere a qualcosa di miracoloso e non alla scienza medica reale, quello che poi le evidenze scientifiche ci dicono, sia in ambito ginecologico, ma soprattutto in ambito nutrizionale, che è un po' più contaminato, perché diciamo, è così. Noi lo stiamo raccontando durante queste puntate perché mi fa piacere raffrontarmi con chi utilizza bene i social, quindi un utilizzo corretto e consapevole e informato dei social, senza dare quelle notizie, come giustamente sono delle fake news, che poi in realtà ti buttano più giù che ti portano su, hanno un effetto fin troppo negativo. Prima parlavamo di nutrizione con il primo video tuo che abbiamo mandato, e tu giustamente facevi riferimento ad una pratica che anch'io ho fatto, sono sincera, quando magari cerchi quelle diete fast che leggi perdi 4 kg in una settimana, perdi 5 kg in 10 giorni, fai questo, fai quell'altro, però poi nella realtà non funzionano, ma fanno anche del male in generale. Certo. Non funzionano perché banalmente... fisiologicamente, come dicono anche le linee guida internazionali, una perdita di peso fisiologica e salutare è tra lo 0,5 e l'1% del peso corporeo, cioè una persona di 70 kg nella migliore delle ipotesi perde 700 grammi a settimana, che sono a spanne, voglio dire, 2,8 kg al mese, ma nella migliore delle ipotesi, cioè puoi arrivare al massimo 3 kg comprendendo i liquidi, ma di grasso il nostro corpo non riesce a bruciare più di quello. Okay. Quindi pensare di perderne 10 di grasso è proprio controfisiologia, cioè, non è possibile. Perché perdere un chilo di grasso, giustamente dicevi tu, è molto molto difficile. Poi magari tu correggimi. Un chilo di grasso sono circa 7000 calorie, quindi tieni conto che ci vorrebbe un deficit calorico di 7000 calorie, ma una persona media, una donna media ne mangia 1800, se io ne tolgo 400 al giorno, facciamo i calcoli, non è che ci arriva a 7000. Certo. Doc, ti fermo un attimo perché abbiamo una telefonata. Pronto, chi parla? Sì, pronto, sono Giorgia. Vorrei giocare con la canzone. Ah, ok Giorgia, noi ti facciamo sentire la canzone e tu hai la possibilità di indovinare. In bocca al lupo. 10 secondi da quando la senti. Sono come voi che date l'anima al denaro, dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi.
Qual è il titolo di questa canzone? Allora, i cantanti sono i Maneskin. Mi serve un titolo. Sarà Coraline? Regia è Coraline. Grazie per aver telefonato però, buona giornata. Grazie. Allora Doc, io torno da te perché parlavamo giustamente di queste fantomatiche diete, perdo 3 kg, 4 kg. Io ti vorrei fare una domanda senza ovviamente poi entrare troppo nello specifico tecnico, se però potevi tu in qualche modo spiegarci quando noi ad esempio perdiamo tanti liquidi e sembra che abbiamo perso tanto peso, quando invece magari è solo una reazione, uno stimolo del nostro corpo? Sì, ti spiego. Quello è un meccanismo che viene fatto molto spesso quando tu vai a fare una dieta. Molto spesso, se hai fatto una dieta seguita, ti vengono tolti subito i carboidrati o vengono ridotti in modo importante la quota di carboidrati. I carboidrati sappiamo che trattengono circa per grammo di carboidrati 3,2 grammi di acqua, cioè proprio il nostro corpo trattiene i liquidi. Molto spesso nelle diete chetogeniche c'è il rischio di disidratazione proprio perché togliendo i carboidrati il corpo perde liquidi. Quindi quello che tu fai è vedere sulla bilancia un numero che scende, ma il numero sulla bilancia che definisce semplicemente un peso della persona, ma non una composizione corporea, è solo un po' uno specchietto per l'allodole, nel senso che sì, ho perso tanto peso, ma sei dimagrita, è la vera domanda? Verosimilmente no, ho perso molti liquidi e poco grasso, quindi io mi sono convinto di essere dimagrito, ma il termine dimagrimento è diverso dal termine perdere peso, perché perdere peso è un numero, dimagrire significa perdere grasso. Ci sono persone che fanno per esempio quelle che vengono chiamate ricomposizioni corporee, dove sì, il numero sulla bilancia rimane identico, ma perdono grasso e aumentano la massa muscolare, quindi cambiano la propria composizione corporea, ma non sono dimagrite, ma non hanno perso peso. Quindi io cerco sempre di spiegare che non bisogna mai focalizzarsi sul numero che vediamo su quella maledetta bilancia, che poi è anche uno dei trigger point per i disturbi del comportamento alimentare in molti casi. Cercare di perdere peso. Invece dobbiamo cambiare il nostro mindset e cercare di guardare a un percorso che sia prima di tutto sostenibile, ma che ci permette piano piano di perdere grasso, quindi magari focalizzarci sui centimetri e non sul peso, sulla sostenibilità del percorso, inteso come non privarci di momenti sociali, non privarci di uscite con gli amici, adesso arriva la bella stagione, quindi l'aperitivo, certo, il gelato, la pizza in più, cioè quei momenti che comunque ci permettono di avere un percorso sostenibile che ci conduce a quell'obiettivo fisico nel giusto tempo. Io dico sempre che il dimagrimento non è una gara sprint, ma è una maratona. La maratona vince chi arriva al traguardo, non chi fa i primi 100 metri al massimo e poi non ce la fa più e si ferma. Non è una vittoria, è una sconfitta. Quindi questo dovrebbe essere un po' il mood di iniziare un percorso nutrizionale. Allora, tu diciamo che hai aperto un argomento importante, perché la lotta con la bilancia è brutta, diciamo la verità, perché a un certo punto può diventare una brutta fissazione. Io ricordo un mio periodo, ecco, in cui ero particolarmente stressata per l'università e studiavo, vedevo che comunque perdevo peso, ok? La mia fissazione a un certo punto era anche pesarmi più volte al giorno, e quando a un certo punto io vedevo anche, non lo so, 200 grammi di più, ti abbattevi e non andavi avanti. Per me era diventato un incubo. Cioè, io, ma per esempio, non mi peso da più di un anno, per farti capire. Per bene, non bisogna pesarsi. Perché per me massimo è stato un trauma. Io ricordo quei periodi veramente brutti. Cioè, brutti. Però poi la lotta con lo specchio è sempre lì, perché sai... Però ti posso dire una cosa, perché è importante vederti allo specchio, non avere un numero su una bilancia. Cioè, quello che definisce come tu sei, se internamente ed esternamente, è come tu ti vedi allo specchio. Certo. Non se sulla bilancia leggi 50 o 52, anche perché banalmente il peso, guardate quanto è fuorviante. Io mi bevo 2 litri d'acqua, mi peso e peso 2 chili in più. Non è che quell'acqua è scomparsa. Cioè, l'acqua pesa 2 chili, se io l'ho appena bevuta e dentro il mio corpo non è uscita, sono 2 chili in più sulla bilancia. Significa che sono ingrassato? Palesemente no.
Quindi focalizzarsi sul numero non serve a niente. Infatti, anche un'altra cosa, quelle poche volte che uno si deve sempre pesare nello stesso momento della giornata, un momento riproducibile, dico sempre, la mattina a digiuno dopo aver urinato, che potenzialmente l'intestino è vuoto, la disidratazione della notte è sempre la stessa, c'è un momento irriproducibile, perché se mi peso dopo pranzo, mi sono mangiato un chilo di pasta, peso un chilo in più, un chilo di pasta è là. Quindi non ha senso queste piccole variazioni di peso, cioè il corpo, il mio peso varia da 80 kg a 83 da oggi al domani, in base a quello che mangio, quello che faccio, non è che sono ingrassato, perché poi mi guardo allo specchio e la mia composizione è sempre la stessa. Certo. Quindi cerchiamo di cambiare il nostro mindset e soprattutto cambiare cosa guardiamo, meno focalizzarci sulle cose poco realmente utili, ma sulle cose realmente importanti, in un percorso nutrizionale in generale. Io credo che basta focalizzarsi su queste cose. Una persona deve guardarsi allo specchio, non attaccarsi alla bilancia. Vuoi intraprendere un percorso in autonomia senza un professionista? Bene, non è corretto, perché il problema è che si possono creare danni, ma almeno non focalizzarti solo sul numero cercando di abbassarlo velocemente, piuttosto concentrati su due aspetti: sostenibilità del percorso senza, sì, privazioni, non privarti assolutamente di nulla, perché è la cosa più sbagliata del mondo, e soprattutto come tu ti vedi e ti senti. Se durante questo percorso ti vedi che migliori e ti senti meglio, è un percorso che ti sta dando dei benefici, ed è quello la più importante, perché dimagrire deve essere salute, ma salute, come dice l'OMS, è la salute psicofisica, mentale e fisica. Io ti posso far dimagrire mettendoti dentro una gabbia, chiudendoti dentro una camera di casa tua, ma dopo un mese sarai una persona mentalmente sana? No. Direi di no. Assolutamente. Quindi, esatto, la salute è salute psicofisica, lo dice l'OMS, non lo dico io. Quindi quando noi ci apprestiamo a fare un percorso nutrizionale, dobbiamo valutare entrambi gli aspetti della nostra salute, mentale e fisica. Che è importantissimo. Regia, per favore, mi mandate il prossimo video del doc. Pensi che la pillola sia l'unica soluzione per curare cicli irregolari, acne e peluria? Assolutamente no. Resta con me in questo video e ti spiegherò 3 modi per risolvere questo problema. Ma prima seguimi e salvi il reel. Io sono Peppe, sono medico e mi occupo di ginecologia e di nutrizione. E ora vediamo insieme 3 modi per risolvere il tuo quadro di sindrome dell'ovaio micopolicistico senza utilizzare la pillola. Sei pronto a scoprire quali sono? 1. Dietoterapia personalizzata su di te. C'è necessità di un percorso nutrizionale studiato ad hoc sulla tua persona in base alle tue esigenze. Punto numero 2. Attività fisica. Un percorso di allenamento studiato in base alle tue esigenze fisiche, ma soprattutto a quelle che sono le caratteristiche della tua sindrome, sarà molto importante per risolvere il problema. Punto numero 3. Integrazione specifica. Basta prendere integratori non studiati sul tuo caso. L'integrazione deve essere personalizzata per le tue esigenze, ed ogni donna, fidatevi, è differente. Infatti è proprio l'unione di questi 3 modi che, lavorando in sinergia tra di loro, permettendo al tuo corpo di lavorare in modo efficiente dal punto di vista metabolico, e quindi anche gli ormoni verranno prodotti nel modo più corretto possibile. Se queste informazioni ti sono state utili, mi raccomando, seguimi e lascia un commento raccontandomi la tua situazione con questo problema. Aspetta che non ti sento, non ho il ritorno in studio. Ok, mi sentite? Adesso sì, vai. Questo è un altro dei miei grandi cavalli di battaglia, su cui mi sono specializzato nel tempo. La sindrome dell'ovaio micropolicistico. C'è il mondo dietro. Certo. Sì, dimmi. No, guarda, vabbè, io ormai in questa televisione non ho più segreti, devi sapere, ecco, perché parlo liberamente, anche perché poi quando mi trovo con persone come te, io ad esempio non ho la sindrome dell'ovaio policistico, glielo dico, però ad esempio prendo la pillola perché avevo altre disfunzioni che io però ho trovato beneficio, ad esempio con la pillola. Ovviamente ho avuto tutti i sintomi, i controsintomi possibili ed immaginabili, la ritenzione idrica, la cellulite, ti lascio immaginare, però... Tu giustamente hai fatto un passaggio importante nel tuo video. Esistono delle situazioni, perché poi specifichiamolo, ogni caso clinico è diverso, però esistono dei modi, diciamo così, di poter alleviare certe situazioni attraverso l'alimentazione, giusto? Sì, nel senso che dipende, nel senso, per esempio, la sindrome dell'ovaio micropolicistico, ma lo dicono le linee guida internazionali, cioè non lo dico io. La prima linea di trattamento, cioè la prima cosa che tu dovresti proporre ad una paziente quando fai una diagnosi, è
la dietoterapia, l'integrazione attività fisica, o meglio il cambiamento nello stile di vita di quella paziente. Perché? Perché la sindrome dell'ovaio micropolicistico, al netto del concetto che avevamo negli anni 90, ovaio centrica, non è l'ovaio la causa del problema, anche a dispetto del nome sindrome dell'ovaio micropolicistico, ma è un problema metabolico, genetico-metabolico, cioè sono dei geni alterati che poi fanno funzionare male il tuo metabolismo. Quindi la logica è: perché devo prendere una pillola se non è il problema l'ovaio, ma il problema è il mio metabolismo? Una pillola contraccettiva, intesa come pillola contraccettiva, sì, estroprogestinica o progestinica, agisce sugli ormoni, sì, ma non sul metabolismo, e soprattutto maschera un problema. Ok, che i miei ormoni non vengono prodotti in modo corretto. Perché? Perché il mio metabolismo non funziona bene. Ma fin tanto che prendo la pillola, io ho una maschera, è come che indosso una maschera, e quindi non vedo il metabolismo che non funziona. Sì. Ma appena sospendo quella pillola, quel metabolismo che non funziona, io faccio sempre l'esempio di un fiume che cammina sotto un ponte, il fiume c'è ancora, anche se tu l'hai attraversato col ponte. Quindi quando tu la sospendi, vedrai che la malattia si ripresenta, non l'hai curata, l'hai solo nascosta. Questo io dico, sono tra virgolette contrari alla pillola, ma non sono contrario io, sono le linee guida internazionali, certo, che lo dicono. Solo in pochissimi casi si deve utilizzare, quando la prima linea di trattamento, cioè dietoterapia, integrazione, attività fisica, falliscono. Ma parliamo dell'80-90% delle persone ha già beneficio così. Ok? Quindi sì, questa è una cosa che io mi batto da tanto tempo, perché non possiamo trattare tutto con la pillola. La pillola va utilizzata in casi specifici, selezionati, dove c'è necessità, ma il più delle volte è un mascherare un problema e non curarlo. Diciamo che è corretto e giusto che tu dica queste cose, perché magari poi è facile, dici tu, arginare il problema, passarci di lato, quando magari esistono degli altri metodi per poter risolvere un problema, curarlo senza dover giustamente integrare con ormoni importanti. Sì, ma quello che fa la pillola è semplicemente vicariare la tua produzione ormonale che non funziona, capito? Ma quindi hai le mestruazioni regolari, ma le mestruazioni regolari da pillola non sono vere mestruazioni, sono finte mestruazioni, perché gli ormoni li sto dando da fuori, il mio corpo non sta producendo gli ormoni, glieli sto dando io, quindi tutti quei benefici che vedo non è perché il mio corpo funziona, ma perché io li sto dando. Ora, in alcuni contesti ha senso, ma se il mio problema alla base è un problema metabolico, io devo agire sul metabolismo, non sugli ormoni che vengono prodotti male. Se io agisco sul metabolismo, i miei ormoni verranno prodotti bene e quindi non avrò più problemi. Poi un'altra cosa da dire: noi tendiamo a contestualizzare la sindrome dell'ovaio micropolicistico solo all'aspetto ginecologico, cioè all'aspetto ciclo mestruale irregolare, eventualmente infertilità, eventualmente acne, peluria, perdita di capelli, ma in realtà è molto di più, ci sono problemi di natura psicologica, sì, rischi oncologici aumentati, come per esempio il rischio di tumore dell'endometrio, il rischio di infarto aumentato, cioè è molto di più. Quindi certo, prendere solo in esame un piccolo aspetto di questa patologia significa dimenticarti di tutto quello che c'è intorno, ed è assolutamente sbagliato. Assolutamente, ecco, assolutamente. Molto spesso si fa 2 più 2, vabbè, hai la sindrome dell'ovaio micropolicistico, prenditi la pillola. No. Del resto ce ne dimentichiamo completamente. Ed è una malinformazione, una malpractice medica. È un retaggio culturale, che, come dicevo prima, è rimasto negli anni 90. Negli anni 90 era la sindrome dell'ovaio policistico, si chiamava proprio così, ed era ovaio centrico, un po' come quando pensavamo che la Terra era ferma e il sole ci girava intorno. Poi per fortuna qualcuno ha detto l'esatto contrario, prima è stato preso per eretico, poi è diventata la verità. Insomma, certo, non lo sappiamo. No, che no, sole è importante. Non no, è fondamentale una cosa, esatto, del genere. Doc, posso farti una domanda un po' particolare? Anche se è una domanda forse un po' specifica, però. Tu prima hai detto una cosa importante: quando si parla di ciclo con la pillola è un ciclo tra virgolette alterato, come è giusto che sia, perché spieghiamolo che è un ciclo, è un ciclo indotto. Tu sei favorevole, non favorevole? Contestualizziamo a non interrompere mai la pillola, a fare un continuo. Sono favorevole a non interrompere la pillola, ah, a fare, sì, la cosiddetta continuativa. Perché prima di tutto la pillola, allora, se utilizzata
contestualizzata, sì, appunto ad una necessità, è protettiva sia sulla fertilità che previene il rischio di tumore dell'ovaio, ok? Sì. Quindi è sicuramente anche dei benefici da questo punto di vista, quindi non ha soltanto degli effetti negativi, ma come dicevo prima va contestualizzata. La cosa che si diceva no, ma l'utero deve spurgare, è una falsità. Cioè l'utero deve, tra virgolette, spurgarsi, passatemi il termine, nel momento in cui c'è un ciclo regolare. Fisiologicamente il nostro corpo ha prodotto l'estrogeno, ha prodotto il progesterone, c'è stata l'ovulazione, corpo luteo e via discorrendo, e quindi deve mestruare, sì, parlando un po' più tecnico. Ma se io prendo gli ormoni da fuori, questo aspetto qua non è necessario, ok? Perché molto spesso, anche in alcune patologie, vedi per esempio endometriosi, non dobbiamo far mestruare le pazienti. Quindi è fondamentale che non ci sia la mestruazione, e ha anche quello degli effetti benefici. Certo. Quindi io sono per la tendenza, se fossi stato donna mi sarei tolto le mestruazioni. Quindi ero messo la pillola in continuo, vi dico l'onesta verità, che poi anche lì c'è un altro bias, molte ragazze mi dicono, vabbè ma se non ho le mestruazioni sono in menopausa. No ragazzi, non avere le mestruazioni dalla pillola, cioè che non le faccio venire con la pillola, non è essere in menopausa, la no, menopausa è tutto un altro concetto. Certo, assolutamente, sono due cose diverse. Diverse. Giusta informazione sui social ragazze, informatevi dai professionisti, non leggete cose a caso, giusto doc? Esatto, esatto. Regia, mi mandate l'altro video del nostro doc? Tutto collegato, vedi doc, giustamente esistono dei purtroppo forti dolori durante quei periodi del mese e bisogna cercare comunque il più possibile di non soffrire perché sono brutti, cioè veramente. Allora sono... no, questa è una cosa fondamentale, un altro dei miei cavalli di battaglia è questo. Vai. Dobbiamo partire da un assunto, le mestruazioni non devono essere dolorose. Oh, parole sante. Cioè, quando qualcuno vi dirà che le mestruazioni, è normale avere dolori con le mestruazioni, alzatevi e andatevene. È brutto da dire, ma è così. Le mestruazioni non devono essere dolorose. Un crampetto, un piccolo fastidio, sì, ci può stare, è un muscolo che si contrae. Ma alterare la qualità di vita di una donna, farla rimanere a letto perché c'è un dolore, non è normale, oh, e non è fisiologico. Okay? Quindi i dolori non sono una cosa normale, avere dolori durante le mestruazioni non è normale, avere dolori durante i rapporti non è normale, ok? Quindi c'è sempre una causa, è difficile o poco probabile che non ci sia una causa. Diciamo che, come dicevo prima, le principali malattie sono o endometriosi, che adesso se ne parla molto, se ne sta parlando tantissimo per fortuna, e la sorella, l'adenomiosi. I fibromi uterini in alcuni casi possono dare dolore perché l'utero cerca di contrarsi, non ci riesce, ma è tipico della donna dopo 35-40 anni, perché sì, il fibroma nella razza, diciamo, caucasica è più in là con l'età. Rari tipi di infezioni, soprattutto le endometriti, queste sono le principali cause, ma la vera causa delle mestruazioni dolorose, poi ci sono nelle ragazze giovani, la dismenorrea essenziale, è come un muscolo molto molto forte che si contrae forte e può dare un po' di dolore, ma tendenzialmente un po' col tempo migliora. Ma tranne questo, cioè, non vi fermate ad un ginecologo che vi dice ah è tutto a posto, perché l'endometriosi e l'adenomiosi purtroppo prevedono delle skill ecografiche avanzate. Cioè adesso la medicina è andata avanti nel tempo, io non sono un tuttologo, mi occupo di alcuni campi, di altre cose, certo, non me ne occupo perché non posso sapere tutto. Quindi non è che il collega non è bravo, magari sarà bravissimo in altre cose, ma su queste patologie non ha l'occhio per vedere queste malattie, perché devi saperle cercare. Quando tu vai a studiare una paziente che sospetti di avere l'endometriosi, non ti fermi solo all'utero, guardi i reni, guardi la vescica, gli ureteri, l'intestino, vai a vedere tante altre cose che in una ecografia ginecologica normale non si fanno. E devi sapere cosa guardare anche sull'utero, perché l'utero adenomiotico può sembrare un utero normale se non sai vedere i segni diretti e indiretti che l'ecografia ti mostra per capire questa patologia. Quindi quando una paziente ti dice ho dolore durante le mestruazioni, prima di tutto ci devi credere perché è vero.
E in secondo luogo, devi trovare una causa. E se non vi fermate quindi al discorso è normale. Non è normale, c'è un motivo. Ok? Quindi non dovete assolutamente soffrire. Cioè, ragazzi, no, dovete soffrire, perché non è normale. Cioè, le mestruazioni non sono dolorose. Non c'è scritto da nessuna parte che voi dovete stare male col ciclo, con le mestruazioni, dovete stare a casa, bloccate a letto 3 giorni. Non è una cosa fisiologica. Se altera la vostra qualità di vita, non è normale. Diciamo che il nostro doc ha detto tutto, ragazze. Io posso fare un appello col tuo aiuto, dottore? Allora, io so che purtroppo anche fra le mie coetanee, ragazze più piccole, c'è sempre un po' di nel paura. Dire sì, vado a fare una visita dal ginecologo pensando chissà che cosa succede. Ragazzi, il ginecologo è un medico come tutti quanti gli altri. Uno. Due. È importantissimo controllarsi, fare delle visite periodiche, avere un consulto. Quindi io faccio un appello insieme al nostro dottore. Non abbiate paura, andate anche, doc, tu correggimi, anche una volta l'anno a fare. No, di base se non c'è nulla, una volta all'anno è più che sufficiente. Oh, giusto, però bisogna farlo il controllo. Io dico sempre che la prima visita andrebbe fatta o all'inizio delle mestruazioni o all'inizio dei primi rapporti sessuali. Quello è il momento. In generale io lo farei anche senza traumatizzare nessuno, però all'inizio delle mestruazioni, per avere un momento zero della tua salute e del tuo apparato riproduttivo, per sapere da dove parti, perché molto spesso, per esempio, a noi aiuta tanto la discriminante tempo, nel senso che a molte patologie il tempo ci dice se sono benigni o maligni in alcuni casi, quindi capire se quella cosa c'è già da tempo ti fa stare più sereno rispetto magari a vedere una cisti ovarica che ha dei criteri borderline tra dire benigna o maligna. Sapere che ce l'hai da 20 anni ti fa dire che è assolutamente benigna. Certo, okay? Assolutamente. Quindi ti aiuta tantissimo. Bisogna Però anche essere... lì ci vogliono competenze per capire quello che guardi, perché non tutte le cisti ovariche sono uguali. Purtroppo anche lì c'è un altro mondo. Io so il mondo, diciamo, pop, mettiamola così, la cultura pop, nel senso che poi mi arrivi in direct e mi hanno detto che c'è una cisti ovarica. Che cisti ovariche hai? Boh, non lo so, è una cisti. Cioè, no, ragazzi, ce ne sono 50.000 certo, differenti. Vanno studiate, ogni caso è diverso. Doc, allora, esatto. Noi purtroppo abbiamo finito il tempo. Io avevo anche altri tuoi video da mandare, per cui te lo strappo in diretta, tu ti ricollegherai con me e magari va approfondiamo bene. Di più giustamente il discorso nutrizionale, perché veramente... Se mi fate parlare, io sono a ruota libera, quello è il problema. Ma tu questo mi devi dire, figurati, cioè qua è un posto libero, siamo felici di ospitarti, anzi a me fa immenso piacere perché è un ragazzo giovane che si occupa di questi temi, quindi io... Noi ci accorderemo sicuramente su un'altra ospitata, perché non vedo l'ora di riaverti come mio ospite. Quindi io ti saluto e ti ringrazio e grazie ci vediamo a voi, alla prossima. Grazie. E io prima di chiudere vi ricordo nuovamente stasera al Cinema Citrigno di Cosenza il film In viaggio con lei del nostro regista Gianluca Gargano. E io vi saluto e ci vediamo domani. Un abbraccio.